Ad ogni brawler che trovo con il mio hater schifo Kazuha-san dovrò mangiare un peperoncino piccante. Eccolo qui, mi ha invitato schifo Kazuha-san. Che vuoi ora? E lui esordisce con delle censure, chissà cosa avrà scritto. Oggi ho voglia di divertirmi vedendoti soffrire. L'altra volta ho visto che hai accettato la sfida del limone con il bimbo di 8 anni. E tra parentesi scrive secondo me a 0 anni, ma dai poverino. Quindi devi accettare la mia sfida se hai le Per ogni nuovo brawler che trovi devi mangiare peperoncino. Sì, e sentiamo cosa ottengo in cambio. Potrei non insultarti più? Hai le palle di accettare, sì o no? Ormai non mi fido più di te, cioè sono sicuro che continuerà ad insultarmi. Ma comunque sì, fan numero uno. Accetto. Che schifo, non chiamarmi così che mi fai vomitare. Vabbè. Attenzione che schifo Kazuha-san ha accettato la mia richiesta d'amicizia sul profilo TVB schifo Kazuha. E sentiamo, ti piace il mio nome? Eccolo, eccolo, il suo primo commento sul mio nome, eh. Vorrei capire cosa ne pensa però. Il tuo nome è uno splendore. Bravo, venerami. Guarda che sono ironico, Vado a ricaricare le gemme comunque. E ovviamente prima di ricaricare le gemme inserisco il codice Kazuha. E l'iscritto fortunato di oggi che si becca la mia amicizia è Super Spider. Ciao carissimo, grazie mille per aver inserito il codice KAZU nel negozio. Boom, 950 gemme. Mi raccomando, se vuoi la mia amicizia inserisci il codice Kazuha. E intanto schifo Kazuha-san scrive: non credo che tu sia ironico, sai semplicemente riconoscere il tuo padrone. Ma vai a quel paese, vai. Intanto 50 euro spesi, raga, quanti soldi sto spendendo. E lui scrive: benissimo. Ok, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. 10 soglie sbloccate e ovviamente si continua a shoppare. Raga, io per ora rossa non la voglio sbloccare perché non voglio partire già col peperoncino. Ti prego Brawl Stars, questa volta devi essere un attimino più tirato. Non farmi trovare il brawler, voglio capire l'altra volta col limone. Ok, il limone è ancora sopportabile. Due skip luccicosi, che bello! Primo brawler e il primo. E si va avanti ovviamente con i power up di il primo. Ho trovato il primo. Vabbè, mentre lui ci risponde do il morso al mio primo peperoncino. Raga, questi qui sono piccantissimi. Ok, non ho beccato la... Oh, ora si sente! Ora si sente! Io nel dubbio ho preso anche il latte. Che va ad alleviare il dolore. Ok, ok, tutto sotto controllo. Tu intanto ci scrive se hai già cosa fare. Gustati quel dolcissimo peperoncino. Sì, dolcissimo sto cazzo. Mi aspettavo di peggio. Per fortuna non sono una femminuccia come te. Nulla togliendo alle femmine. Non scaldarti troppo e shoppa ancora, coglione. Ok, ok, ma calmati, cioè si sta agitando un pochettino troppo e si sta prendendo troppe arie sto ragazzino. Si va avanti con la prossima cassetta enorme. Che va bene così, Brawl Stars, ti voglio bene. Continua a non farmi trovare nulla. Ecco, come non detto. Per fortuna però, per fortuna ho sbloccato rosa. Così adesso se vado a sbloccare la skin almeno non mi sblocchi in automatico il brawler. 2 in 1. Per fortuna ho sbloccato rosa e vado avanti. Tanto mi sta piacendo il peperoncino. E lui scrive: inutile come te. Voglio, raga. No, raga, questo qui è duro. Questo qui è per volte, si sente. No! No, 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 raga. Raga, è fortissimo. Proprio dolore fisico. Non imitatemi perché sono un pirla, non ha senso farlo. Ma il trucco sta nell'ingerirlo subitissimo, così non te lo passi su tutta la lingua, su tutti i denti, eccetera. Così lo senti molto di meno. Andiamo avanti, dai. Rapido indolore, rapido indolore. Kazuha-san, velocissimo. Tanto già lo so che in questa mega cassa trovo il brawler. Vuoi vedere? Vuoi vedere? 4 skip. Aspetta. E ti pare... No, Carl, no. Brawler super raro. Ho trovato un brawler super raro. Cosa succede in questo caso? Non dirmi che mi dice doppio peperoncino, ti prego. Niente, insulti, devi meritartelo. Ti invito in un'amichevole e taci. L'embrione di 8 anni ti ha disegnato l'altra volta, ma io ti ho disegnato meglio. Battimi nella mappa del tuo ritratto mentre mangi peperoncino. Sei pronto a vedere il tuo ritratto? Sì, vai, vediamo le tue doti d'artista. Comunque questo qui è proprio infame, Ma cos'è sta roba? Cioè, sembra una piramide, ma molto probabilmente vuole far finta che sia una cacca. Che si vede anche la puzza che sale. E la mappa si chiama Kazuha. Eccoti, sei identico. Sì, e tu sei un coglione. Ha ha ha, ci sta pure la puzza che esce. Ha ha.
Ah, fa ridere questo, eh. È appena iniziata la sfida e io nel frattempo devo mangiare anche il peperoncino. No, raga, fa schifo. Raga, è troppo forte. Raga, ho beccato proprio i semini, vi giuro. Ho beccato, oh mio Dio. No, fermi, non posso giocare. Ok. Aia, raga, voi non avete idea. Ma dai, ma pure stunnato sto pirla. E ti pare che si avvicina a me? Ti prego, vai su di lui. No, dai, però, questa qui è sfiga, posso dirlo. Mi ha stunnato per l'ennesima volta. Lui prova ad usare la super, ma io... Dai, che devo dare un altro colpo, Oh, mio Dio, riesco a vincere. Sto morendo. Che scarsone, addirittura ti batto mentre mangio peperoncino. Nella mappa a te dedicata era ovvio che vincessi. Ti senti a tuo agio. Mister Simpatia, ma te le studi di notte ste frasi? E mentre aspettiamo la sua risposta, noi andiamo avanti con altri pacchetti. Addirittura due reazioni di El Primo. Andiamo avanti con le altre casse. Vediamo se riusciamo a sbloccare qualche altro brawler, perché stavolta ho shoppato 50 euro. L'altra volta col bimbo di 8 anni ho shoppato tipo 40 euro, comunque di meno. E niente, 50 euro vuol dire più brawler che troveremo e più peperoncini, yeah. Dai, voglio andare con la mega cassa, non me ne frega nulla, mi sento on fire. Voglio un altro peperoncino ed eccoci qui accontentati con un altro brawler super raro stecca. Ehi tu, sì, parlo proprio con te, sei iscritto al canale? Mi raccomando, clicca il tasto rosso, eh. Ah, intanto lui ci ha risposto alla domanda se le studia di notte ste frasi e scrive: quando sto in bagno a pensarti. Ve l'ho detto che mi pensa sempre. Comunque ho trovato stecca, altro brawler super raro, altra sfida. È meglio che mi sto zitto e dico che ho solo trovato un brawler. Vuoi perdere di nuovo? Ho creato una delle mappe più frustranti, fatta apposta per te. Ti divertirai, stronzo. Sì, dai, non mettermi sulle spine e fammi vedere. Ma dai, regà, ma sta mappa è copiatissima dal bambino di 8 anni. E guarda lui come spinna, oh, ma a parte che... Oh, il robottone te lo prendi tu, carissimo. Il robottone te lo becchi tu. Dai, che viene da te. No, no, aspetta, che questo qui mi segna, stiamo attenti. Per fortuna anche stavolta il robot è andato verso di lui. E io in tutto ciò, mentre lui litiga col robot, avanzo tranquillamente, non ci credo. Guarda il robot come lo insegue, No, cavolo. Stavolta non verso di me, per favore, signor robot. E dai, però, raga, ma è troppo fastidiosa sta mappa, la odio, vi giuro. Aspetta che provo il tiro. Ovviamente lui usa la super, ma viene killato anche lui, mi sa. Sì, da robot. Signor robot, io le voglio bene, ma adesso è arrivato il momento di avanzare, non ci credo. Basta! E niente, mi sa che è un pareggio. Ok, non è stato ancora decretato il vincitore, quindi io vado avanti con qualche altra cassetta. Nel frattempo raccolgo anche le gemme, perché già ne abbiamo poche. Poi niente, ne dobbiamo prendere ancora altre, così si continua ad avanzare con le soglie. Ma intanto sto notando che il gioco non ci fa trovare più brawler. Cosa sta succedendo? Andiamo avanti con le prossime soglie. Siamo arrivati addirittura alla 30ª soglia e possiamo sbloccare Fang, ma io mi sento che in questa cassa troviamo un brawler, vuoi vedere? E invece no, meglio così. E intanto Later scrive: ti sei divertito, ma che mi ridi? Cioè, abbiamo pareggiato. Comunque tua mamma sarebbe brava in questa mappa piena di spinotti. Non credo, dato che sta mappa me l'ha consigliata tua mamma. Un po' di inventiva sugli insulti, dai. Dai, che ho voglia di peperoncino, fatemi trovare un brawler. Ma com'è possibile che il gioco non mi fa trovare nulla? Cioè, vi giuro, stavolta voglio un peperoncino. Gioco, ti prego, cacciami il brawler, ti do un'altra possibilità con un'altra cassa. Intanto ho raccolto altre gemme. Niente, a tutti i costi non mi vuole far trovare il brawler, ma stiamo scherzando. Prossima cassetta enorme, mi dà qualcosa ora? Niente. E io posso andare avanti all'infinito, posso andare avanti all'infinito. Tanto di qua c'è ancora il latte che mi sta aspettando e che mi proteggerà dal peperoncino. Altra cassetta enorme ed eccolo. Cosa? Un cromatico, colonnello Ringhio. Nel frattempo lui continua ad insultare mia madre. Comunque ho trovato colonnello Ringhio. Faccio doppio peperoncino se vuoi. Ormai ci ho preso gusto. E lui scrive triplo peperoncino. Che infame. Ok, 1, 2 e 3. Vado, Oh, raga, buio. Ve lo dico, io buio stasera. Io buio. Ah. Finito! Sono il campione dei peperoncini, ormai non mi fa più niente. Non è vero, raga, sto soffrendo, mi bruciano tutte le labbra e tutta la lingua.
Infatti lui se la ride e mi dice: non ti credo, buffone. In effetti ha ragione. Andiamo a sbloccare anche Fang. Però io stavolta non gli dico che ho trovato Fang, raga, perché dai, è ovvio che lo trovi. È alla 30ª soglia e poi vi giuro, non ce la farei per ora a mangiare un altro peperoncino. Mamma mia, quanto brucia, quanto brucia, voi non avete idea. Ma in tutte queste soglie sicuramente troveremo qualcos'altro. Andiamo avanti con la prossima cassa. E niente, altra cassetta. Dai raga, bombardino. Ma dai, bombardino, non glielo dico neanche. Guarda, faccio così, dai, proprio un pezzettino piccolo. Mamma mia, raga. Mamma mia, no. Io sto morendo, aia. Sto morendo. Mamma mia, il latte mi libera. Il latte mi libera in un modo assurdo. Ed è rimasta l'ultima cassa. Mi è rimasta l'ultima mega cassa. Sei pronto? Comunque, più che bruciarmi in bocca, mi brucia qui sulle labbra, perché il peperoncino mi ha toccato tutte le labbra ed è allucinante. Ok, non trovo un termine. Prima di aprirla devi superare un'ultima sfida con Ringhio. Sono carico, mio caro fan. E lui scrive: bleh. Ma io onestamente vorrei capire il senso della mappa. Cioè, la mia parte è completamente vuota, mentre la sua è ricoperta di roba. Sì, ma che senso ha sta roba? Ma dai, regà, ma che è? Si è teletrasportato perché nella sua base aveva i teletrasporti e i bulloni escono solo di qua. Ma non ha senso. Cioè, se io provo a spostarmi di qua non escono mai i bulloni. No, dai, non dirmi che tipo nelle impostazioni del map maker avrà cliccato qualcosa. Ma mo come cavolo lo killo il robot? È impossibile da solo. Io provo a killarlo in tutti i modi, ma abbiamo solo il 60%. E lì guarda come si diverte. Ma non ha senso. Guarda, i bulloni escono solo lì. Volendo potrei provare a niente, è impossibile anche teletrasportarsi di là. Cioè, secondo me è anche inutile continuare ad attaccarlo, tanto 1v1 contro la cassa, il robot vince per forza, ecco appunto. Lui se la ride, sì, ma tanto solo così puoi vincere, non ha senso. Ma che mi ridi? Mi fai tenerezza, apri l'ultima mega cassa mangiando peperoncino. Vabbè, dai. È proprio infame fino all'ultimo sto ragazzo. Apro la mega cassa. Oh mio Dio, sei schifo, no. Adesso devo mangiare di nuovo peperoncino, ti prego, no. Oh, stiamo attenti che qui se metto le dita negli occhi vi brucio pure gli occhi. Pocio, cioè tu prima mi fai trovare colonnello Ringhio, poi mi fai trovare Pocio. No, basta, io non ce la faccio più.